La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Un caro saluto a tutti da Francesco Amodeo. Parliamo delle possibili cause della guerra tra Russia e Ucraina. Partiamo dal 2014, quando viene deposto il presidente ucraino Yanukovych, che stava stringendo accordi con Putin e che quindi, possiamo dirlo, nel bene o nel male avrebbe posto fine allo scontro tra Ucraina e Russia, ed arriva al governo un presidente filo europeista, potremmo leggere anche filo americano, che chiude invece ogni accordo con Mosca e apre invece agli accordi con l'Unione Europea. Ora, l'obiezione legittima che mi viene spesso sollevata è la seguente: non credi che sia giusto che un paese, soprattutto i suoi giovani, aspirino ad un modello di vita e ad un modello economico occidentale? Assolutamente sì, tutto legittimo. Anzi, io credo fermamente nella volontà di gran parte dei giovani ucraini di aspirare ad un modello diverso. Purtroppo però quella loro legittima aspirazione è stata completamente strumentalizzata per interessi sovranazionali da apparati americani per imporre un proprio fantoccio. Quindi io sono convinto che i giovani ucraini evidentemente non vogliono finire nella morsa dei russi, ma non credo neanche che vogliano essere guidati da un fantoccio filoamericano che porta avanti interessi che nulla hanno a che vedere con gli interessi del popolo ucraino. Eppure l'ingerenza degli statunitensi in quei fatti del 2014 non è certamente una teoria del complotto, essendo ormai tutto documentato. Io non voglio usare la parola golpe come fanno molti dei miei colleghi, perché non intendo sminuire il ruolo genuino e concreto di una parte della piazza, ma non ci sono dubbi, e lo dimostreremo con i dati ufficiali, che il nuovo governo sia stato poi deciso unicamente dagli Stati Uniti e dai suoi partner, e la conseguente deriva filoatlantista intrapresa dall'Ucraina a partire dal 2014 è stata completamente eterodiretta. Pensate che il Parlamento di Kiev nel 2014 ha approvato, e credo per la prima volta nella storia, la nomina di cittadini stranieri nel governo. Avete capito bene, come ministro delle finanze hanno scelto la statunitense Giaresco, che era soltanto di origine ucraina, ma nata a Chicago, amministratore delegato di un fondo di investimenti. Le hanno concesso, pensate, la cittadinanza ucraina soltanto qualche settimana prima di nominarla ministro, e non ha dovuto rinunciare neanche alla doppia cittadinanza americana. Il Ministero dell'Economia è andato invece al banchiere lituano, un banchiere lituano che ha ricoperto incarichi nel Dipartimento di Stato americano. Ma la cosa più assurda è che la scelta dei candidati stranieri per il nuovo esecutivo ucraino è stata seguita da società straniere, in particolare la fondazione Renaissance del miliardario americano, lo speculatore George Soros, che secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore avrebbe pagato $80,000 per sostenere le società coinvolte nella selezione dei membri del governo. Voi ritenete che questa sia una cosa accettabile? In pratica, gli apparati finanziari americani hanno palesemente commissariato il governo ucraino. Tutto questo, ovviamente, sotto gli occhi di Putin. Nell'articolo del Sole 24 Ore si legge addirittura che Soros avrebbe sfacciatamente confessato a Zakaria della CNN di aver contribuito a rovesciare il governo filorusso. Anzi, vi leggo un piccolo pezzo di quell'articolo.
Una cosa che molte persone le riconoscono, domanda il giornalista Zakaria a Soros, è l'aver finanziato gruppi e attività di dissidenti nell'est Europa, in Polonia e in Repubblica Ceca, durante le rivoluzioni del 1989, avendo quindi un ruolo nella caduta del muro di Berlino e nella fine della Guerra Fredda, e ovviamente nella dissoluzione dell'Unione Sovietica. Poi, domanda il giornalista, sta facendo la stessa cosa in Ucraina? E Soros risponde, ho una fondazione in Ucraina da prima che l'Ucraina diventasse indipendente dalla Russia e questa fondazione è sempre stata in attività e ha giocato un ruolo determinante negli eventi di oggi. Approfondimenti sul sito francescoamadeo.it. Un caro saluto a tutti. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amadeo.